E benvenuti sul canale di All Games Italia, io sono Gwenelan e oggi giochiamo a Solasta, Crown of the Magister. Si tratta di un RPG tattico a turni, che ancora è in early access, ma credo per poco, cioè credo che sia per essere rilasciato in versione completa, basato sulla quinta versione del regolamento di Dungeons and Dragons. Questo è un gioco di cui io avevo sentito parlare, ma di cui non so molto, nel senso conosco un po' il regolamento di Dungeons and Dragons, ma non ho idea dell'ambientazione, della trama del gioco, perché volutamente ho cercato insomma di non saperne nulla. Voglio scoprirlo così con voi giocando oggi. Ovviamente si tratta di un titolo che mi sembra molto promettente e devo dire che mi sembra molto promettente già dalle opzioni che ho settato mentre mi preparavo a fare questo video, perché le opzioni sono veramente tantissime. Io ho lasciato tutto com'era, a parte insomma le opzioni audio che come sapete abbiamo abbassato un po' il volume della musica, tra l'altro molto carina, non so se riuscite bene a sentirla, spero di sì, e ci sono anche tante opzioni per personalizzare i tiri di dado visibili. E anche i tiri di dado, cioè i dadi che noi possiamo vedere, insomma, in game. Si tratta di un gioco a campagne, quindi che penso mimi o voglia comunque molto mimare l'esperienza di una partita Dungeons and Dragons. Credo che nella versione Early Access sia disponibile solo la prima campagna, mentre ne sono previste altre per la versione definitiva. È possibile, cioè l'avventura va affrontata con un party di quattro personaggi, che alcuni dei quali sono già creati, noi ne creeremo uno ex novo. E c'è anche questa modalità, la modalità Dungeon Maker, che è ancora in beta, in cui possiamo creare la nostra mappa. Questo mi ricorda molto il programma, insomma, che dava Neverwinter Night per creare le sue mappe aggiuntive. Il toolset, l'Aurora toolset, aveva il tipo di environment, era molto simile, onestamente, a tutto questo. Era molto molto simile. Qua possiamo mettere il titolo alla nostra location. Ecco qua, e poi suppongo che possiamo ovviamente creare una stanza, corridoi. Perché non riesco a metterti? Sembra abbastanza semplice da utilizzare. Io gli ho solamente dato un'occhiata molto superficiale, però sembra molto semplice da utilizzare e deve essere molto curioso. Io adoro questo genere di cose. Comunque, per adesso questo non ci interessa, noi facciamo New Adventure. Ovviamente qui abbiamo l'unica campagna Crown of the Magister, una campagna per personaggi di livello 1 e ce ne servono 4. Qui abbiamo la difficoltà, noi la settiamo a Authentic Mode, che sarebbe quella che maggiormente dovrebbe rispecchiare il regolamento di D&D. Ovviamente possiamo andare più sul facile e più sul difficile, noi per ora ci teniamo così. E cominciamo a selezionare i nostri personaggi. Dunque, questi sono 6 personaggi che già sono stati creati dal gioco, insomma, e come dicevo, noi useremo loro, però ovviamente creeremo la nostra personaggia, che vi sarà familiare perché ho intenzione di riprendere un po' la mia personaggia del logplay di Baldur's Gate. Sì, mi darò le trappole sui denti anche qui. Adesso non ricordo se la mia personaggia effettivamente è un'elfa o una mezzelfa, però mi ispirano molto di più i mezzelfi in questo momento. Qui vediamo che questo è il gioco, queste razze, il gioco le chiama Ancestry, lo vedete qui. Ancestry, ma sono di fatto le razze, e molte razze hanno le loro sottorazze, che il gioco qui chiama Lineages. Per esempio, i nani, ci sono i nani di collina e i nani della neve, che sono veramente molto affascinanti. Tra l'altro, qui vedete tutte le abilità, le particolarità della sottorazza specifica, del lineage specifico. Quindi loro hanno ovviamente costituzione più 2. Perché ha destrezza più 1? Ah, perché è della neve, scusate, destrezza più 1. Ha maggiori tiri salvezza al veleno, resistono al danno da veleno, sono proficienti, insomma, sono abili con l'ascia da battaglia, l'ascia a una mano e il martello da guerra. Hanno la Dark Vision, sono capaci di utilizzare una balestra pesante. Parlano lingua comune e nanico.
E hanno ovviamente maggiori punti, maggiori tiri di salvezza alla costituzione. Possono essere maschio o femmina, chiaramente. Sono mo molto affascinante questa sottorazza. E così va per tutte le altre. Qui abbiamo gli elfi alti, e qui abbiamo gli elfi silvani. Qui abbiamo gli Halfling delle isole, che anche loro sono molto molto fighi, devo dire. E quelle delle Marsh, cosa sono? Le paludi? Questa attorno mi sembra un'orrenda palude. Comunque, noi andiamo con il mezzelfo, cioè diciamo i fighi a metà, i fighi tormentati dell'ambientazione, che danno più 2 al carisma e più 2... No, scusatemi, è più uno ad altre due abilità a nostra scelta, che immagino potremo selezionare dopo. Abbiamo bonus skill a 2 abilità, Dark Vision, siamo più capaci di proteggerci dallo charm e siamo immuni al sonno magico. Parliamo common, comune, elfico e un altro linguaggio di nostra scelta. Ovviamente siamo femminucce, andiamo avanti. Queste sono invece le nostre classi e ci sono, diciamo, le 6 di base: chierico, guerriero, paladino, ranger, ladro e mago. Non so se ne verranno aggiunte altre. In ogni caso, ogni classe ha le sue sottoclassi, che qui non sono chiamate così, ma per esempio prendiamo il chierico, ok? Ecco qui lui ha i domini divini, questi sono tantissimi, chiaramente. Sarebbe in effetti curioso forse fare un chierico. Fuoco, ghiaccio, fulmine, sole, e ognuno ha le sue particolarità. Vita, immagino che aiuti nella guarigione, esatto. Ma per esempio prendiamo questo che è un po' più normale, tra virgolette. Abbiamo 3 archetipi, lui li chiama così: Campione, Mountaineer e Spellblade, ognuna delle quali dà delle abilità particolari. Paladino, vediamoli un po'. Ah, lui ha i voti sacri. Il voto della devozione. Interessante, il voto della Motherland, della madrepatria, e il voto di Tirmar, che onestamente non so cosa sia Tirmar, sarà qualcosa dell'ambientazione di specifico che scopriremo giocando. Ah, e ci dà una linguaggia, scusate il mio italiano, un linguaggio bonus, il Tirmariano. Questo è molto interessante, molto molto interessante. Abbiamo l'aura della verità. Possiamo lanciare degli incantesimi, possiamo canalizzare la divinità Golden Speech, ci dà vantaggi ai check per persuasione e intimidire per un'ora. Interessante. Vediamo il Ranger, Hunter, Marksman e Shadow Tamer. Sono molto più... Questi li vediamo alla fine perché vorrei prendere Rogue come classe. Wizard, abbiamo le tradizioni arcane, Shock Arcanist, quindi... Quindi gli incantesimi della lista di guerra, che immagino siano quelli offensivi, contano come un livello più alto. Mani di fuoco, dardo incantato, l'unico incantesimo che esiste nel regolamento, Thunder Wave, freccia acida, Scorching Ray, Flaming Sphere, Fireball, Lightning Bolt, Ice Storm, Cone of Cold. Questo è un bel sistema, onestamente. Lore Master, qui invece siamo, diciamo, più sulla conoscenza, più sull'accademia. E Green Mage, che suppongo siano quelli, ecco sì, infatti, quelli legati alla natura, diciamo così. Non ci sono altre classi che io non sto vedendo, vero? No. Comunque, io vorrei prendere il Rogue, che ha veramente tantissime features. Sneak Attack, ovviamente, Expertise. Queste le vedremo piano piano, immagino, in queste altre opzioni. Possiamo vederlo anche a livelli avanzati per pianificare il nostro avanzamento. Non so se è possibile fare un multiclasse in questo gioco. Ma. E qui possiamo ovviamente cambiare il nostro equipaggiamento. Vedremo tra poco. Prima scegliamo il nostro archetipo. Abbiamo ladro. Cunning Action ti permette di utilizzare... To take the use an object. Ah, di utilizzare l'azione usa un oggetto. E poi abbiamo
L'arrampicata non costa extra movimento extra. Arrampicarsi sulle superfici difficili sono considerate superfici normali per te e puoi saltare distanze più lunghe, perché in questo gioco una delle particolarità di Solasta è effettivamente il fatto che si sviluppi anche in verticale, che è una cosa bellissima, che abbiamo già visto in altri RPG, tipo Seven, mi sembra che fosse questo il titolo di quel gioco, era molto basato sulla verticalità. E ovviamente anche nell'ultimo Divinity, per esempio, ci si arrampica spesso e la verticalità è molto importante. Dark Weaver ci si occupa di veleno, onestamente non mi interessa, però questa è buona. Predatore, quando colpisce un nemico che si trova su un livello inferiore con un'arma a distanza, aggiungi il tuo bonus di proficiency al danno. Questa è veramente bellissima. Oppure abbiamo lo Shadowcaster, che casta incantesimi da mago e cantrips dalle scuole di divinazione, illusione, necromanzia e abjurazione. Non ricordo come si traduce questa parola. E ci possiamo teletrasportare. Vabbè, allora, forse questa sarebbe più adatta al personaggio che avrei in mente, però andiamo con Dark Weaver. Perché sì. Perché mi piace tantissimo questa skill predatore. Ok. L'ho scelta. Vorrei scegliere questa. Ah, ok. Lo posso scegliere a livello 3. Bene, io avevo letto e avevo saltato completamente questa scritta. Va benissimo. Ok. Allora, editiamo il nostro equipaggiamento tra un rapier e una short sword. Quindi tra un... come si chiama il rapier in italiano? Questo gioco ancora non è disponibile in italiano. Non so se la traduzione è contemplata oppure no. Comunque è contemplata in altre lingue. Tedesco, sicuramente francese, tra le lingue europee. Comunque questo è lo stocco. Come si chiama? Quello che usano quelli che fanno la scherma. È la short sword. Questo fa... 1 di 8 danno, questo fa 1 di 6. Ovviamente vogliamo l'arco, penso che terrò il rapier. Burglar's Pack. Abbiamo uno zaino, 5 torce, razioni, antitossine, crafting basic poison per creare il veleno e veleno. Questo invece ci dà healing remedy, projectile parts, small smith token. Penso che vada bene così, onestamente, va bene così. Andiamo avanti. Tutorial, background selection. Qui dobbiamo scegliere il nostro background, chiaramente. Penso che capisco che cos'è anche senza il tutorial, onestamente. E anche l'allineamento. Ok. Ah, è particolare la gestione della personalità, interessante. Possiamo creare dei forti aspetti della personalità combinando la stessa flag, che adesso vedremo che cos'è, la stessa bandierina, lo stesso token probabilmente, dal background, nel background e nell'allineamento. Va bene, vediamo di che si tratta. Dunque. Li dobbiamo un attimo esaminare. Io non ho guardato quasi niente prima di fare questo video, per questo saremo un pochino lenti. Avevo guardato le classi, per questo anche non è apparso il tutorial, ma da qui in poi per me è tutto nuovo. Quindi, Academic, tu avevi due passioni crescendo, la storia e la magia. I tuoi insegnanti... allora, senza leggere proprio tutto, guardiamo un po' di che si tratta. Ok... Quindi se io scegliessi l'accademico, mi darebbe due linguaggi addizionali, mi renderebbe proficiente, diciamo, con il rosario Manakalon, che sembra essere utile per incantare gli oggetti, sarei proficiente in arcana, natura e insight, ho legami con gli antiquari, e quindi ho una buona relazione con gli antiquari, mi dà anche dell'equipaggiamento in più, mi fa scegliere l'allineamento chiaramente e mi dà, e qui possiamo scegliere le nostre flag, quindi praticamente funziona così, io scelgo un background, ok? Poniamo accademico, l'accademico mi dà 4 flag, tra cui posso sceglierne 2, per esempio pragmatismo,
lawfulness, quindi essere legali, greed, quindi avido, e egoismo, ok? E poi dal nostro allineamento, supponiamo caotico, buono, io posso scegliere altre due flag, quindi io potrei scegliere egoismo in tutte e due. Ecco, e la mia personalità, l'egoismo, la mia tendenza a essere egoista sarebbe più marcata. Ho 21 punti in questa caratteristica. Questo è un fattore molto interessante, che non ho idea di come sarà sfruttato nel gioco, ma potrebbe essere sfruttato molto bene. Andiamo un po' avanti. Acolyte. Questo è religione, natura, insight, no. Aristocratico. History, persuasion e intimidation. Questo non è male. Lawkeeper, una specie di giudice, suppongo. Martial weapons, perception and intimidation. Low life, quindi un povero, comunque una persona nata nelle strade, ecco qua. Sleight of hand, stealth and deception, questa ovviamente è molto utile. Filosofo, medicina e persuasione. Sellsword, quindi mercenario, questo mi dà cose atletiche. E spia, stealth and deception, nature and poisoner's kit. Ovviamente creare il personaggio è sempre difficile, perché mi sembrerebbe più sensato scegliere tipo questo, però d'altra parte ci sono molte cose che io ho già, per esempio proficient in sleight of hand, stealth and deception. Io credo che questo mi venga dalla mia classe. Torniamo indietro. Dove sono le mie proficiency? In verità non lo dice, ma suppongo proprio che in quanto ladro io sarei capace di fare questo, non pensate? Chissà. D'altra parte, cos'altro potrei scegliere? Ce n'era uno. Questo qui non mi dispiaceva perché mi dava persuasione e intimidazione come proficienze. Come si può dire in italiano? Anche spia era interessante. Però anche qui, Poisoner's Kit. Su queste sono cose che ho già. Vabbè, scegliamo l'aristocratico e freghiamocene. Noi siamo chiaramente caotico neutrale. È molto chiaro. E dobbiamo scegliere due flags da qua e due da qua. Allora, allora, il cinismo, chiaramente, sì. La cautela è completamente out of character per il mio personaggio, quindi non la sceglierò, non farò finta che lo sia. Pragmatismo potrebbe andare. E qui possiamo scegliere. No. Egoismo. Altruismo. Anche no. L'unico che mi sembra sensato qui è autorità. Datemi questo, vediamo un po' che cosa, come va. Scegliamo low life, ragazzi, scegliamo low life, mi piace di più. Facciamo greed. E facciamo anche egoismo. Togliamo il pragmatismo e mettiamo egoismo anche qui. Vediamo che succede a mettere più punti in una flag, diciamo. Andiamo avanti. Queste sono le nostre abilità. Ok. Devo tirare i dadi? Allora, possono essere generati in molti modi. Randomicamente usando un sistema di punti. Perfetto. Tutte, ovviamente, io avrò dei bonus che mi vengono dalla mia razza. E posso aumentare, mettere dei punti a livello 4, 8 e via così, come da regolamento, insomma. I guerrieri hanno ancora maggiori aggiunte, insomma, ho capito. Quindi io potrei mettere questi punti e metterli qua, diciamo così, distribuirli come voglio. E in più posso scegliere due caratteristiche in cui ho un bonus di
un punto. Oltre il carisma, in cui ho già il mio bonus. Ok. Io ritirerei un attimo i dadi. Potrei anche usare i punti, ecco. Però vorrei provare questa ebbrezza. Già questi sono punti un po' più decenti. Che ne dite di questo? Allora, a noi interessa chiaramente la destrezza. E l'intelligenza cosa fa? Forse la costituzione aumenterei, non lo so. Perché? Vabbè, mettiamo l'intelligenza, che mi sembra che gestisca anche le proficiency. Non ricordo se in questo regolamento funziona così. Comunque, mettiamo chiaramente 16 alla destrezza. Allora, la forza non mi serve. Io vi sento. La saggezza, il mio personaggio proprio ne ha da vendere, guardate, tantissimo. Io metterei 16 qui, 16 qui e 14 qui. Oddio, che potrei fare una cosa un po' più intelligente. Posso cambiarli? Perché non posso toglierne solo uno? Ah, Optimize me lo dà lui. Interessante. Che in effetti è quasi come avrei fatto io. Quasi come avrei fatto io, perché io volevo mettere questo qua. Questo no, vabbè, questo qua, 12 alla saggezza e 10 alla forza. La saggezza la voglio di levo un po' più alta perché comunque dà un bonus ad alcuni tiri salvezza. La forza onestamente un po' meno. Next. Queste sono le nostre proficiencies. Allora, a questo stadio, insomma, ti fa acquisire proficiency in vari campi. La tua classe e la tua razza determinano un set di proficiency, bla bla bla. Ok, so come funzionano le proficiency. Cosa sono le proficiency? Praticamente sono dei bonus ai nostri tiri in quel determinato campo. Ok? Quindi noi abbiamo due skill a nostra scelta in cui mettere 4, in cui mettere, scusate, due bonus dalla Ancestry. Allora, aiuto. E immagino di poter scegliere tra queste qua che mi. Tra queste, insomma, non posso scegliere tipo Deception perché sono già proficiente. Ok, allora scegliamo Acrobatics, che dà Sleight of Hand e Stealth. Tend to stay on your feet in a tricky situation. Sì, direi che questa la mettiamo come proficiency. E anche Insight. E vedete, questo è basato sulla saggezza. Perception, sempre sulla saggezza. Persuasione. Survival. Vedete che la saggezza un poco serve sempre. Allora, io direi investigazione. Ok, queste invece sono. Ecco. Questo è un fatto di bilanciamento perché, per esempio, tra le mie classi, abilità di classe, io posso scegliere solo tra alcune, tra cui Acrobatics, Athletics, Deception, Insight, Intimidation, bla bla. Quindi effettivamente avrei potuto utilizzare questi per qua. Ma qui io andrei di. Perché qua non posso metterlo? Io andrei di persuasione, intimidazione, perception. Scusate, fatemi cambiare queste. Invece di acrobatics. Posso scegliere prima queste? Questo è un fastidio, onestamente. Un grande fastidio. Allora, mettiamolo in Insight. E
investigazione. Ok, qua ci mettiamo acrobatics, che prende penso anche sleight of hand, perception, persuasione, intimidazione. Perfetto. Class expertise. E qui posso scegliere due trained skills oppure i questi qua, per essere ancora più capace con gli attrezzi da ladro, praticamente. Qua sono le abilità, posso scegliere anche questo, tipo forse no, io effettivamente andrei così. Ah, intanto ne posso scegliere due, ottimo. Questa è double proficiency, quindi posso scegliere qualcosa in cui sono già proficiente. Devo scegliere qualcosa in cui sono già proficiente. Sleight of hand. Ok, stealth. Io andrei con percezione, perché è bassa e credo che sia la percezione che mi permette di trovare le trappole. Non ridete, per favore, voi che avete già visto il mio long play di Baldur's Gate. Non ridete, le troveremo le trappole. E qui abbiamo i linguaggi, possiamo scegliere un linguaggio di nostra scelta. Ovviamente abbiamo il common, il comune, abbiamo l'elfico. Questa non possiamo sceglierla perché suppongo che serviva il background della spia. Questo serviva la classe speciale del paladino che abbiamo visto. Quindi noi andiamo con... qui sarebbe utile sapere che cosa avremo davanti. Io sceglierei nanico oppure giant. Scegliamo giant, mi sembra assurdo, però forse sarebbe più utile orkish, perché è probabile incontrare degli orchi all'inizio, o dei goblin. Facciamo i goblin sono anche simpatici. Bene, andiamo avanti. Questa è la nostra identità. Qui possiamo scegliere, ovviamente, l'aspetto del nostro personaggio e i colori e tutto quanto. Questa è la parte divertente. Volevo capire un attimo che cos'è questa roba. Questa è la nostra personalità. Noi siamo egoisti, avidi, cinici e slang. Cioè usiamo estensivamente lo slang, incluse il linguaggio volgare in diverse occasioni. Bene, ottimo. Questo personaggio mi riflette molto. Allora, ovviamente noi ci chiamiamo Red Earl. Famiglia che significa? Ah, il nostro cognome. Rivers, Red Earl Rivers, va benissimo. Faccina. Allora, qui chiaramente il tool non è... Non penso che possiamo scegliere, decidere la lunghezza del nostro pene o la grandezza delle nostre boobs, ma voglio dire, ce la faremo bastare. Stai dritta, per favore. Questo cos'è? Ah, oh, ok. No, sono bruttine, devo dire. Mi piaceva più questa. Skin tone. Ecco, così è un po' meglio. Così, no. Vediamo un po' di capelli. Ecco, già con capelli diversi fa un'altra... Saremo relativamente veloci in questo passaggio, non vi preoccupate. Com'è? How cute. Questo era il primo. A me piaceva questo, in verità. Vediamo se riesco a fare una biondina. Perché le sopracciglia non cambiano colore? Posso sapere? Scusate, se la metto blu. Ma, che cosa antipatica! Che cosa antipatica! Vabbè, la mia personaggina è bionda, però onestamente questo... Non capisco perché non possa avere le sopracciglia bionde.
è una grande pecca. C'è il rosa! Allora, questo è fondamentale, ovviamente, in tutti i giochi che si rispettino. Il rosa ci deve essere. Il rosa deve essere qui. Lo sapete che anche questo non mi dispiace? Scegliamo questo capello. No, 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 questo capello. Perfetto. Eye color green. Credo che la mia personaggio avesse gli occhietti verdi. Physique, che significa? Va bene così. Age. Ok. Voice. Didn't think you could do it. I win again. Come on, harder. Push. Bleed. Light at Don't last. Let me down. Crawling through dirt. Nothing. Come on. I needed that. Ma questa è una voce femminile. That's the way. No. If it doesn't kill you. Come on, harder. Wait till the next one. Come on, harder. Che voci brutte. That's the way. Keep 'em coming. Va bene questa. Allora. You didn't get me. Walk it off. No. Questo è proprio inglese. Good arms you've got. I needed that. Damn. Vabbè, teniamo questa. Additional backstory, niente. Va bene così, facciamo finish. Bene, e selezioniamo questo personaggio come nostro primo personaggio. Allora, gli altri non vi preoccupate, li selezioniamo da qua. E noi prendiamo chiaramente un guerriero. Questa Maiwen Ulfborn. C'è qualcuno che si chiama come me? No, per fortuna. Prendiamo anche il nostro chierico. La nostra chierica Tania Esbury. E prendiamo infine la Nialla Wildwind, una wizard. È un party tutto femminile. Start game, finally. Oh! Allora, with the leftmost sigil barely visible. Questo sarebbe? Devo aggiustarlo un po' di più così. Oddio, no. Non capisco. Aspettate. Ora, così. Perfetto, the classics. Abbiamo già sbloccato un achievement. Secondo me questo sarà un gioco difficile. Che ne pensate? Secondo me lo sarà. Sarà molto molto difficile. Ed è anche molto lento a caricare, vedo. Ecco qua. Click or press any key to start. Let's click. Before the cataclysm, there were no gods on Solasta. Allora, prima del cataclisma non c'erano dei a Solasta. No humans. Non c'erano neanche esseri umani. Se è così lento è bellissimo per la traduzione. Poi si è aperto la rift, un passaggio. Alcuni dicono che fu un incidente magico o il lavoro di un dio maligno. Nessuno lo sa per certo. Il cataclisma ha distrutto l'impero degli elfi alti. L'hanno chiamato Manacalon. Manacalon sarà il regno degli elfi. Che è stato distrutto. Impero degli elfi. E adesso questo regno ormai è questa rovina che vedete, solamente i coraggiosi vanno lì per cercare tesori antichi. Ma sta succedendo qualcosa in queste Badlands, in questa terra selvaggia. Qualunque cosa sia, non può essere qualcosa di positivo. Bene. Allora, queste tra l'altro sono le stesse identiche cose che sono scritte sul sito. Quindi praticamente si è scoperta questa strada che porta al cuore dell'impero di questi elfi, praticamente, e si è formato il Legacy Council, il consiglio dell'eredità, non so come definirlo in italiano in questo momento, per assicurarsi che la conoscenza che può venire da questo impero, adesso che si è aperta questa strada e che è possibile raggiungerlo, sia condiviso da tutti. E ha chiamato alcuni agenti, che immagino saremo noi, per esplorare le Badlands per il consiglio praticamente. Quindi gli avventurieri sono arrivati in massa a Caer qualcosa, la capitale del principato di Maskart nel quale è collocato il consiglio.
quattro stranieri si incontrano nella Great Keep's Cask, che quanto scommettiamo che è una taverna, che si trova vicino alle camere del consiglio. Quindi noi stiamo per unirci appunto al nostro gruppo di avventurieri. Un inizio molto molto classico per questa avventura. E infatti questa è la mia personaggia, non avrebbe mai, non sarebbe mai espressa così. Spero di non essere troppo in ritardo. Sono incappato in un po' di ritardi. Il fatto che abbiamo tutte le stesse voci è inquietante. Siamo tutti qua per il... Sono tutte qua per lavorare, ovviamente, per il consiglio. Siamo tutte elfe. La mia personaggio ha chiesto del piscio di asino. Adesso le stanno chiedendo alla nuova arrivata che problemi ha avuto lungo la strada. E lei dice che ha incontrato dei branditi. E l'hanno rinchiusa in una cella. Suppongo che questa sia parte del tutorial. Ovviamente noi affrontiamo il tutorial con un personaggio che non è il nostro. Sono molto offesa. Ok, va bene. Prima di iniziare un attimo qui a giocare, c'è la pausa? Se io faccio così. Sì, con la barra spaziatrice si mette in pausa. Volevo dire che appunto questo mi dà l'idea di essere un gioco che appunto funzionando a campagne non ha una storia particolarmente importante, particolarmente profonda, particolarmente approfondita anche, il che va benissimo assolutamente, quindi penso che sarà più una campagna, e suppongo anche le altre saranno una serie di campagne con obiettivi molto esterni, obiettivi, come dire, insomma è una cosa meno narrativa in realtà secondo me rispetto ad altri RPG a cui siamo abituati. Proviamo anche a salvare il gioco, perché salvare il gioco è sempre utile. Gwen. Early. Save. Ottimo. Allora, adesso vediamo come possiamo... Posso girare la visuale? Non posso girare la visuale. Aiuto. Qui possiamo leggere le nostre conversazioni. Le conversazioni che abbiamo avuto con... i personaggi. Devo dire che il journal è brutto e mi spaventa moltissimo questa schermata. Queste sono le nostre quest, dobbiamo ovviamente fuggire da questa prigione. Questo è il bestiario, molto interessante, mi piacciono i bestiari. Queste sono le varie fazioni. Questo personaggio che stiamo guidando in questo momento non ha alcuna relazione con nessuna di queste fazioni. E poi abbiamo le informazioni del tutorial, vabbè. Forse non è così orrendo come pensavo a prima vista. Posso girare la visuale, porca miseria? Sì, col tasto destro. Perché col tasto destro e non col tasto centrale del mouse, come in tutti i giochi del mondo? Vabbè. Allora, proviamo a uscire. Allora, seleziona il tuo personaggio cliccando sul personaggio in 3D oppure su il suo ritratto. Ok. Allora, va bene. Ok. Ok, queste sono, mi ha detto le cose che ho già capito come fare, cioè muovermi così. Tesoro, vieni qui. Posso vedere anche il tuo inventario? Abbiamo un inventario, se premo I succede qualcosa? Sì, succede qualcosa. Non abbiamo armi, non abbiamo niente. D'accordo. C'è un modo in cui posso evidenziare le cose evidenziabili? Tab? No. Alt? Non lo so. Non posso evidenziare la porta? No. Questo è un po' più brutto, cioè il fatto che la schermata onestamente sembri molto dipinta e poco interattiva. Ok. Ok, questo è il diario, quello che abbiamo visto prima. Tutorial, sono un passo avanti a te. Qua mi sembra proprio esserci... un passaggio, no, non è un passaggio, sono delle catene. Qua non possiamo andare, qua non possiamo andare neanche per sbaglio. La telecamera onestamente potrebbe essere un po' meglio, ma la telecamera è un problema in tantissimi giochi. Ah, questo è bellissimo. Allora, praticamente
Sì, grazie. Ok, allora con Tab noi centriamo sul nostro personaggio, ma comunque questo gioco oltre a svilupparsi in altezza si sviluppa anche in bassezza, nel senso che ci sono questi passaggi più piccoli, più bassi, più stretti, vedete che fanno chinare il nostro personaggio e lo fanno passare attraverso. Questo può essere utile, dice il gioco, anche nel caso in cui per esempio siamo inseguiti da bestie grandi e ci possiamo infilare in passaggi in cui queste bestie non ci entrano. Questo è sempre bello vedere, diciamo, la fisica in atto. In questi giochi abbiamo preso una torcia. Prendila. Ok, posso metterla nella manina? Ok. Ok, qua non posso aprire. Vedete, questo è un peccato. Tipo, questo è semiaperto. Perché io non posso entrare qui? Perché il gioco non lo prevede. Il gioco non lo prevede. Qui, elementi interattivi. Ok. Questo, come vedete, è un elemento interattivo e noi possiamo. Io sento anche delle voci, non so se questo sia voluto. Comunque, click to push the object. E suppongo che possiamo solo fare un'azione. Cautious cos'è? Ah, cautious mod è praticamente lo stealth. Ok. Adesso dobbiamo fuggire da questa cava. Qui possiamo arrampicarci, suppongo. Sali, piccola, sali. Vedete, ci siamo arrampicate. Ormai mi sono arrampicata. È interessante anche il salto. Ok, allora praticamente dice che la nostra abilità di salto, stai ferma tesoro, stai ferma, dipende dalla forza. Quindi la nostra personaggia può saltare, tutti i personaggi possono saltare di due celle, di due quadrati, come vi dico. Ok, quindi lei da qui a qui può saltare, ma penso che tutti i personaggi possano saltare da qui a qui, ma non tutti sono capaci di saltare da qui a qui. E vediamo se la nostra personaggia ha... Ops, cosa ho fatto? Volevo vedere le sue caratteristiche. Lei ha forza 16, quindi in realtà dovrebbe essere in grado di saltare fino alla cesta. Posso rivedere un attimo JD Journal, ok, i tutorial? No, voglio vedere proprio le cose. No. No. Ok, è un po' più difficile da navigare di quello che pensavo. Comunque, lei può saltare di qua? E forse può saltare da qui a qui? Sì, lo può fare. Ce la puoi fare, amore? Brava, brava tesoro. Prendiamo questa cesta. Apriamola. Chissà come avrebbe potuto fare un personaggio che non fosse forte come lei. Avesse meno di forza, tipo la mia ladra. Chissà come avrebbe fatto. Di qua posso... Ah, forse avrebbe potuto saltare. Quindi ci sono anche percorsi alternativi. Proviamo, proviamo, proviamo. Vieni. Perché qui chiaramente avremmo potuto spostare quel masso e passare di qua. Però vieni, vieni, tesoro, vieni. Una cosa che mi infastidisce un po' di questi giochi è che non usano dei comandi standardizzati. Con alcuni ti muovi col tasto destro, con altri ti muovi col sinistro. Cioè, decidiamoci, ecco. Ecco qua, sì, saremmo passati da questa parte in questo modo. Che va benissimo. E ovviamente noi avremmo potuto spostare questo e prendere comunque la cesta. Allora, in questo caso noi abbiamo quasi lasciato la caverna. Adesso dobbiamo anche uccidere i banditi. Ma come? Che non abbiamo un'arma, scusate. O avrei dovuto trovare un'arma che non ho trovato. Non credo. Esiste il salvataggio rapido? Lo scopriremo un'altra volta. Salviamo qua. Sì, sovrascrivi. Vai. Ah, ecco come possiamo liberarci dei banditi senza armi, giustamente.
Anche questo è molto interessante perché questo implica un'interattività dell'ambiente. Ora, il problema è che rispetto appunto a un Divine Divinity, vedo che l'ambiente è molto meno interagibile e quindi è possibile interagire solo con le cose appositamente segnalate, non con tutte quelle che una persona normalmente userebbe. Clicca su una cesta, bla bla bla, e vabbè, l'ho già fatto. Vabbè, l'ho già fatto. Prendi tutto, loot all. Improvvisamente siamo anche vestite di tutto punto. Ok. Posso. Vieni qui, tesoro. Posso vedere gentilmente cosa hai addosso? Tu hai una mazza e uno scudo. Abbiamo una light crossbow. Abbiamo una scale mail. Wow. Healing remedy. Holy symbol. Backpack. Crossbow bolt. Candele, razioni. Abbiamo tante cose. Perfetto. E questo era il racconto Nice della move, that fanciulla. trick with the wall. Glad you're no worse for wear. This council needs to get organized. They have no right to Loro keep sono tutte waiting like scocciate this. perché il consiglio le sta The facendo council is aspettare. likely busy with important matters of state, and we are not, so have patience. I have a Lei tale dice to di tell avere as well. pazienza. I too was attacked, but I put an end to my enemies with blood and pain. Anche lei ci So, racconta le what are sue you waiting for? avventure. Spit it out, why don't you? Immagino che questo sia il tutorial del combattimento. Posso salvare anche in combattimento? No, chiaramente no. Questa è l'iniziativa. Ok. Dashing. Moving to a point in the yellow area uses your main action to dash. Quindi abbiamo una main action, probabilmente è un'azione bonus, come da regolamento, credo. Dash doubles your maximum movement for the turn, va bene. However, you cannot use your action to attack or cast a spell. Ok, credo di aver capito. Dunque, stai ferma. Dunque, essendo a turni, abbiamo ovviamente tutto il tempo del mondo. Qui mostra i tiri per l'iniziativa, quindi ne abbiamo fatto 13 più 1, 14. I lupi poverini non hanno bonus, quindi hanno fatto 7 più 0, 7. Sono tre lupi. Dov'è il terzo? Posso muovere la visuale? Sì, posso. E dietro di me il terzo lupo. Ma forse sono lo stesso lupo. No, vabbè. Io ne vedo solo due. Comunque, noi abbiamo quindi un'azione principale, che è quella di fare dash, e un'azione, cioè, o meglio, scusatemi, un'azione di principale e un'azione di movimento, credo. Io potrei, penso, muovermi qui e poi attaccare, per esempio. Oppure potrei dashare più lontana, tipo qua. No. Proviamo. No, allora io credo di poter arrivare fino a qui senza dash. Ma con il dash posso arrivare forse più lontana. Comunque, spreco anche la mia azione di attacco. In questo caso, io attaccherei e basta. I win again. Abbiamo. Tutti i tiri di dado sono visibili. Abbiamo fatto 13 più 6, 19 hit. Abbiamo colpito il povero lupo che ora è morto. Adesso non posso più fare nulla, potrei usare il potere come l'azione bonus, Second Wind, che mi dà altri punti ferita, ma non ne ho bisogno in quanto non sono stata ferita. Quindi io farei End Turn. Il lupo ovviamente mi attacca, aia, mi è mancata. Ecco dov'è l'altro. Però, ma perché devo combattere i lupi, poverelli? Allora, qua mi dice come posso fare ad attaccare un nemico, ma grazie, l'ho appena fatto. Quindi io posso anche spingere questo lupo giù. Proviamoci. Shove. Posso sciovare lui? Push away. Amore! Mi sento un po' cattiva a fare queste cose. Nemico mi è mancata. Ovviamente posso. Ah no, c'è cioè proprio dodge è un'azione. Clicking dodge
uses your main action per dare, praticamente usando dodge, usiamo la nostra azione principale per ottenere dei benefici. In sostanza, abbiamo loro, o meglio, i nemici hanno dei malus ai tiri per l'attacco. In questo caso noi uccidiamo semplicemente il lupo perché. Perfetto. Tutto qua. Tutto qua. Cross the bridge, disengage and push the rock. Da questa parte o dall'altra? Da questa parte, ok. Per evitare un attacco di opportunità si può usare l'azione disengage. Per il resto del turno ti puoi vi muovere vicino ai nemici liberamente senza rischiare attacchi di opportunità. Però disengage usa l'azione principale, quindi non possiamo fare dash né attaccare. Questa musica mi spaventa un po'. Allora, noi abbiamo vinto l'iniziativa. Dov'è il disengage? Eccolo qua. Disengage. Proceed. Ok, siamo disengaggiati, quindi vai qui. Oh! Ma non era un po' esagerato solo per sfuggire a un lupacchiotto? Adesso chi altro vuole passare si attacca. What a bunch of namby-pambies. You're lucky you weren't attacked by Allora, lui dice Sorax. che siamo fortunate a Shut your non essere gob, or state I'll shut attaccate it da for you. Sorax. The Badlands are thick with them, shapeshifting. Bastards. E lui dice che sono dei Everyone's a mutaforma. critic. Aren't all dogs Schifosi. basically stupid? Sorax might be legend, but orcs are quite real. And not just in the Badlands. I stumbled across a secret settlement right here Allora, in the lei dice che ha Principality. incontrato gli orchi, Bullshit. praticamente. I traveled here from the east and left the main highway, hoping to save time by traversing the hills. The view Probabilmente is adesso lei all ci farà that vedere come matters. si usa la magia. But I should Sta have kept my raccontando eye la on the sua path, storia. because it gave way beneath my feet, plunging me into Stygian darkness. Qui, Oh, that's going to leave a mark. come avevo immaginato, la narrativa non è granché, il writing non è granché, e quindi diciamo che ha anche il bonus di essere relativamente facile da tradurre. Allora, lightning and light sources, quindi le luci. Possiamo avere torce o castare incantesimi di luce. Perfetto. Light your way. Posso lanciare un firebolt? Qui nell'oscurità, così com'è? No, abort. C'è un cantrip tipo. No? No? Burning hands, light. Perché non posso lanciare questo? Usiamo questo allora. Ecco fatto. Devo accendere due torce. Vediamo se le troviamo. Due torce da accendere. Vieni tesoro, vieni. Manca ancora il tasto per evidenziare tutto il cliccabile, però in realtà è già evidenziato perché vedete, A little light is quello con cui always posso welcome. interagire diventa luminoso. Esaminiamo il totem. Abbiamo fatto un check su storia, Upon my abbiamo avuto word, this is an successo. orc hideout. Questo è The un Malador tana is di unmistakable. orchi. Vabbè, diciamo che non ci voleva grande scienza per accorgersi, devo essere sincero. Di qua non possiamo proseguire, quindi esploriamo ancora. Siamo molto coraggiose, anche per essere una maghetta, tra l'altro. Healing. Allora, potion bla bla bla. Ok, ma perché dovrei utilizzare una pozione di healing? Non la devo usare ancora, la pozione ovviamente è qui. There they are. Eccoli là. Discretion is clearly the better part of valor in this instance. La discrezione dice che è la parte migliore del coraggio. Activating cautious mode makes you slower, but grants two benefits. Ah, vabbè, questo mi spiega come entrare in modalità stealth, praticamente.
E quando un nemico comincia a notarmi, apparirà un indicatore sopra la mia testa che mi darà tempo di reagire e di tornare a nascondermi. Devo restare 3 celle sopra il nemico e non posso essere scoperta praticamente. Vediamo se riusciamo a fare. Qui c'è una cassa effettivamente che possiamo aprire. Ok, prendiamo di tutto. Prendiamo tutto. Vieni, piccola. Allora, ma qui possiamo scendere? Possiamo scendere qui? Perché non è proprio. Comincio a scendere qui. Vediamo un po'. Questo è l'indicatore sulla mia testolina. Ok, saliamo. Tesoro, vieni. Non ti far vedere dagli orchi. Perfetto. Attiviamo questa roba. Qui abbiamo sempre l'obiettivo immediato. Diciamo così. E finora devo dire che il gioco è estremamente facile estremamente lineare più che facile, perché facile capisco che essendo il tutorial quale difficoltà mi aspetto. Ma è anche molto lineare. A parte quella occasione in cui abbiamo avuto le due diverse possibilità di passaggio. Vieni, tesoro, vieni, devi passare qua attraverso questa porta. Brava. Ok, vieni. Ecco qui. Abbiamo attraversato il fiumiciattolo. Questa atmosfera mi porta a fare silenzio, nel senso che mi mette ansia a fare rumore. Cosa abbiamo trovato qui? Muffa dell'abisso. No, non è muffo, muschio, muschio dell'abisso. Ok. Click to open the map. Dove? La M di map. Oh! Ok, quindi qua ci sono le creature sconosciute che sarebbero gli orchi. Qua c'è una cesta, qua c'è un'altra cesta. Cesta, cioè, o meglio, c'è il coso di muschio. Long rest safe area. Interessante. Ah, e posso farlo questo? Vediamo. Perché altrimenti come possiamo fare? Ci deve essere un modo. Qua io non posso andare di sicuro, da qui sto arrivando. Come si può fare? Scendere qui mi sembra. Ah, ecco, ok. Siamo dall'altra parte dall'altra parte di questa parete, praticamente. Non credo mi possano vedere. Ottimo. No other means of egress is apparent. Fine. I shall wait until they go. These creatures do hunt, right? Ok, quindi lei dice non ci sono modi di passare da qui a lì, non ci sono ingressi, quindi lei aspetterà che loro se ne vadano. Non ci sono uscite, scusatemi, quindi lei aspetterà che loro se ne vadano. E qui possiamo fare un lungo riposo per rifarci i punti ferita praticamente. Ok, dobbiamo riunire il party attorno a un fuocherello praticamente. Molti spellcaster devono ovviamente prepararsi gli incantesimi. Ok, come si può fare? Forse devo andare in I? Sì. Qui. Ecco qua. Qui potrei ovviamente cambiare gli incantesimi da utilizzare, però a me questi stanno benissimo, quindi li lascio così. E facciamola riposare. Vieni tesoro, riposa. Perfetto. Quando il riposo sarà completato, lei riprenderà tutti i suoi punti ferita e metà del suo hit dice massimo, cioè il massimo dei tiri di dado, praticamente di punti ferita. Scusate la traduzione un po' così. Ok, avrà anche tutti gli incantesimi. Qui potrei preparare gli incantesimi se ce ne fosse bisogno. Riposiamo. Ok, ovviamente abbiamo fatto tutto, possiamo preparare gli incantesimi, che credo siano preparati.
posso scegliere gli incantesimi da preparare solo alla fine del riposo. Ok, quindi solo quelli selezionati sono scelti e mi vanno bene. Forse. No, 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 vanno bene così. Vanno benissimo così. Validate. Perfetto. Close. Ok, quindi suppongo loro se ne siano andati. Adesso possiamo scappare da questa. Aspetta, aspetta, aspetta. A meno che non possiamo. Stai ferma, tesoro. Possiamo salire qua? Sì, può passare da questa zona microscopica. Brava, piccola. Qui c'è qualcosa che possiamo rubare? No? Ok. E lei ci ha Sure, raccontato I la would step sua so close to a esperienza. horde of orcs. Orcs have a very distinctive stink. I'm beginning to think Lord Karran might be a mythical creature. We've all Stanno told the ancora tale of our aspettando che troubles Lord here. Karran le chiami per dare All loro il but none lavoro. of us. Yes, but I have good reason for that. It's none of your bloody business. Come on now, don't be a Allora, killjoy. tutte stanno We chiedendo listen for alla our mia supper. personaggio di Your raccontare la sua turn. storia, perché tutti l'hanno raccontata Fine. tranne lei. You want to know the truth? I stopped on the way here to visit an old friend of mine and discovered he was up to his eyeballs Allora, in lei dice che ha debt with a incontrato loan questo suo shark. amico, che però Oh, era pieno that's di not good. debiti. E Indeed. He put up a family heirloom as collateral and wants me lui to aveva reacquire venduto it. praticamente Because you questo, see, I can be quite stealthy when necessary. questo oggetto di famiglia. L'aveva dato a quello, all'usuraio che gli aveva prestato soldi e adesso voleva che lei lo recuperasse. Perché ovviamente noi siamo la ladra qui. Adesso ci divertiremo tantissimo perché io fallirò miseramente, me lo sento nelle ossa. Ok, entriamo nel fortino. Già partiamo bene. Già partiamo benissimo. Ok. Chiaramente mi dice. Perfetto. Allora, lei mi dice ovviamente di usare il cautious mode. E mi dice anche il tutorial che per interagire con gli oggetti in questa modalità devo fare un tiro su stealth. Quindi se io voglio aprire una cassa in cautious mode è una possibilità che mi scoprano. Qui vedo anche delle tracks che spero indichino che la mia abilità di perception è stata usata bene. Vabbè, ovviamente mi dice come usare la telecamera, so usare la telecamera, grazie. Abbiamo questo Thieves' Tool, loot, avanti. Oh, Liam, always thoughtful. Ah, questo è il suo amico che le ha lasciato queste cose qui. E lei lo sta ringraziando, Liam, il suo amico. Ho sempre detto Liam. Un brutto errore. Possiamo spingere questo. Oh, lui mi ha sentito forse. Fermo, fermo. Tu mi hai sentito, brutto sgorbio? Qui abbiamo due guardie. Ma questo mi vede, perché c'ha quel coso sulla testa? Come faccio a non farmi vedere? Salviamo, ragazzi, salviamo, salviamo. Salviamo, salviamo, salviamo. Yes. Ok, vieni. Adesso raggiungiamo il prossimo courtyard. Ma sono ciechi? Che secondo me sono ciechi per non avermi visto. Posso spegnere questa torcia? No, mi aspetto troppa interazione. Questa porta è chiusa, quindi per cercare di scassinarla, move mouse over a locked door or chest and left click. If you select the whole party, the must kill car, blah blah blah. Ok, allora, questo gioco effettivamente noto che cerca di dare sempre l'azione più logica al click del mouse. Quindi in questo caso per scassinare la serratura basta che io ci clicco sopra. E il personaggio più adatto proverà a fare automaticamente questa cosa. Molto più semplice. Se abbiamo Sleight of Hand, possiamo cercare di pickpocket i nemici e gli NPC. Inoltre, certe armature danno svantaggi ai tuoi stealth check. Ovviamente è sempre rischioso e dobbiamo essere in stealth per farlo. Ma dov'è la persona che io potrei provare a pickpocketare? Perché io ci proverei anche volentieri se la trovassi, questa persona. Comunque confermo che gli scenari sembrano molto poco interattivi. Sarebbe questo. Oh mio Dio.
Vieni di qua. Io ci posso anche provare. Ma ho un po' paura. Find the treasure room. Però io vorrei provare questa cosa. Siamo nel tutorial, l'abbiamo anche salvato. Oddio, ma sono due! Vattene! No, 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 non mi vedere. No. Ma perché mi vede? Che cosa sgradevole. Se io faccio così. Proviamoci, proviamo, vediamo se... ha avuto successo. Gli ha rubato la chiave. Ok, adesso vediamo dove usiamo questa chiave. Fuggi, per favore. Ho l'ansia. Immagino che sia qua da qualche parte. Qua c'è una creatura sconosciuta che sarà una bestiolina, un cane. Oh no, è una guardia. Scusatemi. Una guardia. Una guardia, questa creatura sconosciuta. E qui abbiamo la porta, immagino, da aprire con la chiave. No, da non aprire con la chiave. Qui abbiamo un cespuglio da cui possiamo prendere cose. Dove sono i nemici qui? Ok. Questo cortile a che serve? Prendiamo tutto. Vediamo la mappa. Questo cortile mi sembra senza uscita. Devo essere sincera. Interessante il fatto che la mappa si apra per farmi vedere dove sono, anche se c'è un edificio davanti. Utile. Ah, io posso salire di qua. Wow. Vieni, 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 vieni. Sali. Sali. Ma sei scema? Sali. Sali. Ah. Perfetto. Ottimo. Ah, c'è una trappola. C'è una trappola e qua c'è anche una porta. Come faccio a disattivarla? Tutorial? Ecco, grazie. L'abbiamo trovata la trappola. Vabbè, devo semplicemente cliccare col sinistro. Alcune trappe possono essere disarmate solo facendole scattare. Ecco, sappiate, tenete a mente questa cosa. Magari non è colpa mia se la trappola scatta. Ok, abbiamo aperto. Molto cautamente ci facciamo strada qui. Tesoro, ci facciamo strada, vuol dire che esci. Ma questa è la stanza del tesoro? Ok, piece of junk, e questa è la gemma di famiglia, e questi sono i soldini. Adesso dobbiamo scappare dal fortino, dal forte. Ma immagino che... ecco qua. Questo è il nostro amico Liam. Se questo è il nostro amico Liam, sta accusando le guardie, sta insultando le guardie. La guardia si è leggermente incazzata. Ok. In questo caso, qui il tutorial purtroppo mi sta dicendo che in alcuni casi i personaggi non giocanti possono diventare critici, cioè importanti. E se li faccio morire, il gioco è finito. Quindi evidentemente io devo andare a salvare questo deficiente del mio amico. E io posso attaccare i nemici undetected, quindi quando non mi hanno vista, e avrò il vantaggio della sorpresa. Se sono un ladro, il mio attacco sarà un attacco, uno sneak attack, e quindi farà più danno. Ok, io ho più iniziativa. Yes, io ho più iniziativa. Abbiamo... fatemi vedere l'inventario. Abbiamo un... ah, è questo vorrei. L'arco. Grazie. Quante frecce abbiamo? 20. Sono sufficienti. Zan zan. Oh mio Dio, l'abbiamo già ucciso.
Ecco qua. Are you four here to see voi quattro siete qui per vedere Lord Carran? È qui. Oh, anche questa è una cosa interessante. Ognuno di loro può rispondere in maniera diversa, suppongo. Nialla può chiedere: chi lo sta chiedendo? La mia personaggio può chiedere: non siamo qui per ubriacarci. Maiwen può chiedere: forse stiamo cercando una battaglia, un combattimento. Maiwen, perché questa animosità? Allora, credo che queste risposte siano dettate dal carattere dei personaggi, il che è fantastico. Mi sembra una premessa molto interessante. E facciamo rispondere alla mia personaggia: non siamo qui per ubriacarci. Beh, non siamo qui per morire ubriache. Beh, grazie per aver chiarificato questa cosa. Se siete qui per Lord Carran, questo sono io. Nialla può dire: siamo pronte. Quindi tu sei reale? Dice la mia... Io la mia personaggio l'ho costruita bene dalle risposte che voglio dare. Maiwen, dovremmo essere pagati per aspettare. Ma Maiwen, vorrei capire qual è il suo carattere che la porta a dare queste brutte rispostacce. Io direi questa. Quindi non sei una creatura mitica, dopo tutto. A differenza di un avventuriero sobrio. E adesso ci spiega cosa dobbiamo fare. Come cosa voglio sapere? Tutto voglio sapere. Allora, voglio sapere... Allora, del... vabbè. Chiediamogli del consiglio del Legacy Council. Dear Moraike, you don't know. I'll try to make it simple. But you know, politics. The council includes representatives of the most. Allora, questo consiglio include rappresentanti di varie organizzazioni dei reami dell'est. E il suo scopo è esplorare queste Badlands. Mo, adesso chiedere quali sono i reami dell'est significa proprio che siamo usciti da sotto una pietra. Quindi è una domanda stupida che non dovrebbe essere nel gioco e io non la chiederò. In verità sono tutte domande un po' stupide. Cosa sono le Badlands? Cosa siete qui a fare, ragazze? Diciamo che questo è un modo goffo per dare informazioni al giocatore. Facciamo allora qualche domanda a nostro beneficio, perché penso che non ci verranno date in altro modo. Cosa sono le Badlands? Sono delle lande praticamente piene di mostri che erano prima l'impero elfico di Manakalon. Il grande cataclisma le ha distrutte, eccetera, eccetera. Ora ci sono solo rovine. Quali organizzazioni fanno parte del consiglio? Il council è, come to put it, a non-governmental organization, meaning that state governments are not represented, to avoid partisanship. Allora, il consiglio praticamente è una cosa non governativa, quindi ci sono gilde ma non stati nel consiglio. Ci sono la gilda degli antiquari, non ho fatto in tempo a leggere. Led by Marshal Beric Sunblaze. C'è anche questa chiesa qua di Einar. Chiediamo allora quali sono i reami dell'est, perché il principato di Masgard qui nel centro, l'alleanza della neve, il reame di Caliban e il nuovo impero, che sarà quello degli elfi, suppongo. Ovviamente la pace è fragile, diciamo che l'ambientazione non è estremamente originale. Sappiamo abbastanza, dice la mia personaggia. La mia personaggia è la più saggia di tutte. Adesso possiamo chiedere: dici del questo principato? Lui giustamente dice che non abbiamo tempo. È governato dalla principessa qualcosa. Sono ricchi, hanno lande fertili, terre fertili e hanno l'accesso più facile alla Badlands attraverso questa nuova strada di cui abbiamo visto nella introduzione. Io mi perdo tutti i modi in cui sono pronunciate queste parole. Vabbè, sono un po' uno stato franco, diciamo così. C'hanno tutti gli dèi. Va bene così. Sei tu il nostro employer, il nostro datore di lavoro, diciamo così? Lui dice: no, io sono il vostro contatto con il consiglio, che voi servirete come deputati, come insomma sarete la mano del consiglio.
Benissimo, non abbiamo bisogno di altre domande. Very well. Dici cosa vuoi da noi. Adesso dobbiamo ovviamente fare un giuramento per far capire a quest'uomo che insomma vogliamo lavorare per lui e che non approfitteremo di tutti i tesori che abbiamo trovato per intascare. Sì, non lo faremo perché siamo brave persone. I tempi di caricamento sono veramente lunghi. Questo tip però è interessante. Quando stiamo tirando per un attacco o un'abilità, vengono usati i risultati migliori. Quando stiamo tirando invece con un svantaggio, è tenuto il risultato peggiore. Interessante. Magari c'è qualche esperto di D&D edizione 5 che può dirci quanto è fedele questa trasposizione. Ok. Finding your way in Kyre, questa cosa. Ok. Vabbè, mi dice solo che devo camminare e devo raggiungere il consiglio. Penso di essere capace di fare questa cosa anche senza tutorial. Onestamente. Perché non si muove la schermata, però? D'accordo. Vediamo la mappa. Perché, ok, sono capace di arrivare al consiglio. Dov'è il consiglio? Trovandolo. Forse da questa parte ancora. Immagino che la città sarà piena di quest, credo. Credo anche che questo gioco non sia stato fatto con tantissimi fondi. Quindi hanno dovuto concentrarsi un po' sulle cose essenziali e lasciare un po' da parte il resto. Sì, credo che questo sia la parte del consiglio. No, forse no. Sto sbagliando strada, eh. Avevo appena detto che sono capace di arrivare da sola al consiglio. Penso che dovrò rimangiarmi quello che ho detto. Allora, qua abbiamo tipo un personaggio. Boh. Sì, la città purtroppo è pochissimo interattiva, devo essere sincera. Boh, se queste grandi scale non portano al consiglio, non so cos'altro potrebbe portare da qualche parte. Siamo arrivati alla Sunblaze Court. Penso che proprio qui sarà il consiglio. Possiamo cliccare e parlare con qualcuno? Questa persona chi è? Ah, questo è il sindaco. Forse qua dobbiamo fare il nostro giuramento. I'm busy. Come back later. Invece no. Questo è il capitano delle guardie, Verissa Ironshell. Stay in the light, citizens. Sì, sì, staremo... Cammina. No? No? Ma... Io devo seguire il pallino? Pff. Gwenelan è il senso dell'orientamento. Qualcuno glielo insegni. Come si impara il senso dell'orientamento? Cosa bisogna fare per svilupparlo? A parte perdersi in una landa desolata e a quel punto avere la scelta tra sopravvivere e morire. Qui questa panchina è interagibile, perché? Oh! Ho fatto passare il tempo? Non era mia intenzione farlo. Ho solo perso tempo. Al consiglio saranno felicissimi di questo. Non pensavo di arrivare così vicino alle embassie. Look at the size of this council hall. So this is what they spend our taxes on. Look, is that the princess? Oh, ecco la principessa. Vediamo la principessa. Is she leaving? E dov'è la principessa? Apparently so. Then who will administer the oath? Allora, praticamente noi abbiamo visto la principessa, ma lei se ne sta andando, quindi noi ci possiamo chiedere, ma quindi chi è che ci farà il giuramento? Nyalla può dire, non è questo il suo ruolo, Maiwen può dire, siamo troppo in basso per lei, e Red Earl invece può dire, la cameriera che svuota i pitali, io voglio rispondere, il mio personaggio è perfetto ragazzi, questo gioco prende 10-10 in caratterizzazione. Mai capitato che il mio personaggio effettivamente desse delle risposte finora al 100% come io le penso. No, we're not as important as that.
Perhaps her stable boy? You thought it would be the princess? Allora, quest'uomo è arrivato dicendo: voi pensavate che sarebbe stata la principessa a farvi fare il giuramento? E Tania, seguiamo Tania che dice: se non governa lei il consiglio, non governa lei il consiglio? No, in questa camera lei è solo un altro delegato. Lady Keen, la oathkeeper del consiglio, e insomma, tutti si fidano di lei. Penso sia questa. Lei è Lyra Keen. La mia personaggio ha detto alle altre di fare silenzio quando erano tutte in silenzio. Your every action will reflect upon the council's reputation. Remember that. Always. Now, okay. Please, raise your right hand. Alzate la mano destra. Tutte quante, solennemente, giurate, affidate la vostra vita al consiglio e promettete di portare a termine la missione e di lavorare per il bene, in sostanza. Eccellente. Lord Carran, inserire il vostro nome nel registro del consiglio. Thank you for your service. Grazie per i vostri servizi. Deputies. Wait, that's it? Tutto qui, sì. La tipa ha chiesto tutto qui. Focalizziamoci sulla missione, dice Nialla. Maiwen è stato lungo abbastanza. Maiwen è proprio una stronza. E Red Earl, ti aspettavi una parata? Andiamo con la mia personaggio. Ti aspettavi, speravi in un bacio dalla principessa? No, non lo so. Mi sembra solo un po' anticlimatico, dice lei. Ci dispiace deludervi. Quindi la missione... Vabbè, il consiglio ha diversi outpost, ha diversi... Ok. Quindi KLM è uno degli outpost del consiglio. E c'era un capitano che gli mandava rapporti, adesso invece da 3 settimane non ne manda più. E dobbiamo capire se è ancora vivo. E dice: salvate Capitan Herrick se è ancora vivo e portatelo indietro vivo. Perfetto. Allora, andiamo con Tania questa volta e diciamo: dice di Capitan Herrick. Un buon ufficiale, lavora da 15 anni nell'esercito, ispira fiducia, lealtà e coraggio. Perfetto, il mio personaggio può dire: aspetta, hai parlato delle marches? Come si traduce, maledizione, questa parola? Lei dice: queste marches non sono nelle Badlands. E lui dice che no, si trovano praticamente tra il mondo civilizzato e le Badlands, quindi sono il passo intermedio. E dice: non vi manderemo ancora nelle Badlands per adesso. Maiwen potrebbe dire: sembra pericoloso, ma Maiwen, grazie al cosa ci stiamo a fare noi qui, se era un picnic ci mandavano direttamente i loro delegati invece di noi. Comunque, siamo pronti per andare. Bene, penso che questo sia tutto. Andiamo a KLM. E il Principato di Masgard ci apprezza un po' di più, la nostra relazione con lui è aumentata, qui infatti ci spiega le relazioni, bla 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 bla. Ci possono vendere equipaggiamento, incantesimi e tante altre cose. Non possiamo essere in buoni rapporti con tutte le fazioni perché sono rivali tra di loro. Diverse sottoquest ci daranno l'opportunità di migliorare la nostra relazione con una o un'altra fazione. Perfetto. Questa, vabbè, la mappa l'abbiamo scoperta da mo'. E possiamo anche levelappare. This is good. Ah, dobbiamo fare un long rest per levelappare. Ottimo. Siamo tutte da levelappare. Perfection. Quindi adesso, come faccio a levelappare? Andiamo alla mappa, scusate. C'è un posto dove fare long rest? Come si muove la mappa? Così. Beh, allora io andrei, tornerei qui al Grave Keep's Cask. Sì, sì. In modo da, ecco, parlare con lui che suppongo ci farà dormire. Questo è un ubriacone sconosciuto.
Hello, adventurers. Tutto che sembriamo le statuine una dopo l'altra così. Comunque, ci serve una stanza. We'd like to stay for the night. Sure. Just walk up to the suite. Abbiamo perso 10 pezzi d'oro. Oh, it's more like a large bedroom, really. But you know, this is the capital city. Vabbè, lui ci dà una grande stanza che però lui chiama large bed suite. Allora, possiamo level upare everyone. Level upiamo la mia personaggia. Zan zan. Abbiamo guadagnato 8 punti ferita. Abbiamo guadagnato un altro hit die, giustamente. Unlocked class features, cunning action. Ok. Basta, non penso di poter fare altro. Finish con lei. Maiwen. Maiwen, tu sei quella stronza. Allora, tu sei slang, va bene. Sei cauta, sei violenta, una tendenza a risolvere i problemi con la violenza, è pragmatica. Non mi stai del tutto antipatica, però devi capire quando è il caso di insultare le persone e quando no. Action Surge, vabbè, tutto a posto. Tania può level appare, lei è la nostra chierica, lei è altruista, gentile. Altruista, lei ha 21 punti. Casual. Cioè lei parla in maniera non formale, né troppo slang, è lawful, cioè legale, insomma. Ha guadagnato un altro slot di livello, può fare Turn Undead e Preserve Life, che è... Ah, che recupera punti ferita, perfetto, finish anche con lei, Prepare Spells. Ok, lei ha, a parte il cantrip che penso li abbia tutti, lei ha Bane... Guiding Bolt, Protects versus Good and Evil, Inflict Wounds, Healing Words and Shield of Faith. Allora, io gradirei togliere questo Protect versus Good and Evil and... Ah, questi sono di dominio, quindi non ho bisogno di selezionarli. Ottimo. E allora, no, tienilo e va bene così, devo dirti. Nihalla, facciamola level appare. Lei è formale, quindi parla in maniera molto formale. Lawful. Altruista e casual. Ma deciditi, formale o casual? Io penso che in questo caso formale vinca perché ha 30 come punteggio versus 8 di casual, quindi penso sia così. Ok, ha un altro spell slot di primo livello. Perfetto. Ah, bene, può scegliere già la specializzazione, quindi lei forse è di livello 3, io non ci ho badato. Ok, ok, queste sono quelle che abbiamo visto durante la... No, è di livello 2? Perché è da livello 2 lei? Vabbè, non ci interessa. Allora, il Green Mage è quello, era quello della natura, il Lore Master era quello della conoscenza e lo Shock Arcanist era quello delle scuole d'azione, diciamo così. Lei mi sembra più tipo da Lore Master, devo essere sincera, ma credo che a noi sarebbe più utile Shock Arcanist. Vabbè, siccome questa non è una partita che porteremo fino alla fine, cerchiamo di essere più IC possibile, andiamo con Lore Master. Next. E qui, some classes have access to magic spells right away, blah 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 blah. Ok. Ok, va bene, queste sono cose che ho scoperto già da sola esplorando, grazie. Possiamo scegliere due incantesimi da aggiungere ai nostri. Perfetto, noi abbiamo già Firebolt, Light, Shadow Armor and Shocking Grasp come cantrips. E poi possiamo scegliere, suppongo, tra questi col più, insomma, ragazzi. Allora... Cos'è False Life? No. Identificare potrebbe essere utile? Ma io direi di sì. Identificare Thunder Wave? Non è male. E scegliamo Thunder Wave. Anche Charm Person non è male. Andiamo con questo. Finish.
Prepare spells. Ok. No, va bene così. Io toglierei forse il Featherfall, onestamente, metterei l'identificare. Però chissà. Close. Ok, siamo pronte. Adesso possiamo comprare cibo per il viaggio. Vediamo giù se il locandiere stesso ce la vende. Qui c'è questo ubriacone con cui possiamo parlare. Go get killed in the Badlands. Andate ad ammazzarvi nelle Badlands, ci dice. Grazie. Allora, hello, sì, posso saltare queste cose? Sì, posso saltarle con la barra spaziatrice. Allora, vi possiamo dire, la tua birra fa schifo. Your beer is terrible, and that's being polite about it. What? Cosa? Io non ho mai avuto nessuno lamentarsi della mia birra. Forse il tuo palato non è abbastanza raffinato. Vabbè, goodbye. Pensavo che tu mi potessi vendere qualcosa, invece no. Perfetto, allora usciamo. Ho capito che io devo seguire questo pallino qui sulla mappa. Sì, sì, va bene. Come si esce da questo posto? Dov'è l'uscita? Ok, non riesco a uscire. Si esce da qua? Usciamo. Ah, ok, non c'è neanche bisogno di caricare l'area. Credo che sia lui che ci può vendere qualcosa. Ah, questo è il crafting. Ok. Bene, possiamo craftare diverse cose. Abbiamo bisogno dell'abilità. Degli ingredienti. E delle ricette. Chiaramente. Hello. How may I help you? Ah, dobbiamo visitare tutti i negozi. Va bene, possiamo vedere quello che vendi? Questo è quello che lui vende. Ma onestamente io non voglio comprare nulla di ciò. Scroll kit. Pozioni. È vero che abbiamo dei soldi, ma io non... Close. Forse dobbiamo andare da lei? Vediamo sulla mappa se mi dice chi è che cosa. Iron suit. Vabbè, dove siamo finite? Eccoci qua. Proviamo a parlare con questa persona. Benvenuti all'Emporio di Gorim. Cosa vendi? Ah no, sei tu Gorim? Sì, sono io, l'unica e la sole unica. Cosa vendi? Tutto quello che ti serve per andare nelle Badlands. Cibo, corde, torce, eccetera, eccetera. Avete mai sentito parlare dei ragni dell'abisso, delle profondità? Allora, il gioco vuole iniziare col botto, subito i ragni. Allora, vediamo le razioni, suppongo siano queste. È l'unica cosa che mi sembra... cibo. Io non comprerei nient'altro. Qui potremmo vendere qualcosa, ma non lo farei. Ok, e adesso che quest mi dà il gioco? Quest log? Non ho nessun'altra quest. Ah. Deputies? Ok, questa signora ci ferma e ci chiede di parlare. I love it. You were in there too. Are you a member of the council? I'm Annie Bagmorda, quartermaster of the Scavengers Guild. We don't have lei è in there, but they all know il... exploring the Badlands without us would be a aspettate, ve lo riassumo appena. That's why you should stop by our headquarters downtown. You'll need our services, I'm sure. Is that
compulsory, no? But you'll find our services useful. Ok, ci sta dicendo che le Badlands sono pericolose e di comprare armi da loro, praticamente. No, forse lei non ci dà armi, lei ci dà appunto aiuto e consigli. Ma perché non ci dà dei consigli adesso? Ci devi far andare fino a casa tua, non capisco. Il mio personaggio non ama gli aristocratici. Fearless, inviting beggars to the council. How peculiar. I'd rather visit the temple, honestly. So what do you think? Should we check out the Questo banter tra di loro è molto molto carino, specialmente se dipende davvero dalla loro personalità. If there's business to be done, we can't afford not to. Io vorrei concludere questa partita concludendo la parte di preparazione della missione. Ah, ok. Quel tutorial mi diceva che posso... Ecco, probabilmente qui questo è un quick shopping. Cioè io senza parlare con lei posso fare shopping. Salviamo un attimo. Vorrei appunto... Ok, vedere... Dove sono le altre? Ah, erano tutte insieme. Visit the scavenger headquarters. Ok, e dov'è il... Dove? Aspettate, Legacy, Embassy, Market Street, dov'è? Io credo che sia dall'altra parte rispetto a qui, cioè che io penso che sia qua, tipo. Non lo so. No, è di qua, ok. Ma perché io sono cieca? Di qua? Sto andando dalla direzione giusta? Penso sia lei. È lei, no? Eccola qua, sì. Ah, siete venute. Allora, cosa hai da offrire? Dice la mia personaggio. Non lo sai? Che aiuto offri? What kind of help do you offer to people like us? Simple. Semplice. Now, people like you typically carry out missions for the council. Okay. In the marches, even in the Badlands. Vabbè, lei dice persone come voi se ne vanno lontani in posti pericolosi. Who's Captain Merrin? You really must be new. She's one of yours. E parla di questo Captain Morris, di questa capitana che è un deputy anziano, diciamo così. So let's say goblins. Ouch, you're hurting our feelings. Orcs will hurt much more than your feelings, believe me. And stop interrupting, it's rude. So let's say you find yourself with a whole load of rusty swords, leather armor, shields, too much for you to log back here. Ok, lei dice, metti che vi trovate in mezzo a... Cioè, avete tantissimo loot, non sapete che farvene ed è troppo da portarlo per portarlo indietro. E lei dice, disegnate una bella mappa e noi portiamo lì i nostri carretti e prendiamo tutto quanto. Lo vendiamo e dividiamo i profitti con voi. Mi sembra interessante, effettivamente. Non ha tutti i torti. Perfetto, see you later. Fine. Feel free to visit us anytime. Ok. Or drop into any scavenger camp. Va benissimo. Anywhere we can settle. By the way, if you find Captain Henrik, tell him we're still interested. E lei dice anche di dire al capitano Henrik che loro sono ancora interessati a portare le loro persone a Kaerlem. Perché loro hanno diversi avamposti in diversi posti e vogliono andare anche a Kaerlem. Ok, glielo diremo se lo troveremo. Lo apprezzerei molto. E abbiamo anche abbiamo anche aumentato la reputazione con questa fazione. Ok. Ti dispiace farmi andare? Fastidiosa questa signora. Allora, qui abbiamo delle casse.
E suppongo conterranno il nostro loot, non lo so. Invece no. Unfinished biography. Dragon's Den advertisement. Loot all. Ah, questa cesta è nostra da usare. Nessuno può rubarla e possiamo metterci fino a 50 oggetti dentro. Perfetto. Perfetto, ottimo. Vabbè, buono a sapersi. Questa l'abbiamo aperta. Abbiamo trovato diverse cose. Le abbiamo rubate. Benissimo. Ok, allora abbiamo finalmente finito i preparativi perché possiamo andare a raggiungere l'outpost. Quindi andiamo. Vediamo com'è un pochino la situazione. Salviamo. Sì, salviamo. Ecco, adesso le guardie ci fanno passare. Io volevo uscire subito dalla città. E vediamo. Live area? Yes. La musica mi ricorda veramente molto Neverwinter Night. Veramente molto. Neverwinter Night 2. Più che l'1. È molto molto simile. Allora, questa è la travel map. Use the arrow keys to explore the map. Click on a destination, bla bla bla. Ok. Possiamo scegliere a che velocità andare. Ovviamente più siamo lenti, più meno rischiamo. Ok, proviamo a vedere quindi. I ranger saranno utili mentre sono nel loro terreno preferito. Troverai più cibo e sarà meno probabile essere sorpresa dai mostri. Ok, possiamo gestire il viaggio in modo da non dover fare micromanaging sul party. Possiamo, se qualcuno fa level up, possiamo subito far partire un long rest senza finire il giorno di viaggio. Insomma, possiamo fare tante cose interessanti. Benissimo, proviamoci. Come si fa tutto ciò? Fatigue fresh, quindi siamo ancora fresche, non siamo affaticate. Abbiamo 10 unità di cibo. Il tempo sta passando anche se io... Se lo metto in pausa? Non posso mettere in pausa, interessa. Siamo in standby. Andiamo a Kaerlem, all'outpost di Kaerlem. Ok. Ma come faccio a gestire... Vabbè, proviamo. Ah, ecco così. Travel pace normale, veloce o lenta. Normale ci mettiamo facciamo 24 miglia al giorno. Va benissimo, dura 3 giorni. Se facciamo fast ci mette un giorno, ma voglio dire no. Ci sono 2 long rest. Travel settings default. Allora, interrompi quando un personaggio può fare level up. Interrompi quando... Cast the goodberry spell when the long rest starts. Va bene tutto. Va bene tutto. Start traveling. Queste sono le varie opzioni del viaggio. Quando il viaggio deve interrompersi automaticamente e cosa fare durante il long rest. Qui lui lancerà lo spell Goodberry, l'incantesimo Goodberry, che crea 10 berry, 10 bacche magiche che danno un punto ferita, e qui invece casterà l'incantesimo Crea Cibo, che onestamente non so chi ce l'abbia, ma va bene così. Start traveling. Allora, loro di solito viaggiano a non più di 8 ore al giorno e quindi mangiano e dormono tranquillamente, poi hanno tempo per altre attività come parlare, fare dei giochi, suonare lo strumento e pregare. A volte però la normale routine sarà interrotta e i nostri eroi dovranno viaggiare mentre invece dovrebbero riposare. Questo aggiunge fatica, questa fatigue, e potrebbe portare all'esaurimento, alla stanchezza. E quindi, insomma, dobbiamo stare attenti a questa situazione perché essere stanchi porta penalità. Allora, non abbiamo trovato ingredienti utili. Abbiamo ucciso un boar, un cinghiale. Tania ha scritto una lettera a chissà chi. Radar ha cominciato a cantare una canzone. Queste sono cose bellissime, sono cose carinissime. E questo è un fattore interessante da considerare magari in un'altra occasione, chiaramente. Ma il fatto che il gioco non sia estremamente narrativo, cioè il fatto che non abbia una storia molto importante dietro, che sia... Capitemi, chiaramente questo gioco ha una storia, ma
non è un gioco come può essere il Witcher o come può essere anche un Dragon Age, per esempio, che hanno una storia ben precisa da raccontare in cui uno dovrebbe immedesimarsi, dovrebbe patire con i personaggi, dovrebbe conoscere dei personaggi caratterizzati a 360 gradi e tutto quanto. Invece in questo caso queste sono più scuse per andare all'avventura, sono avventure molto più leggere, molto più superficiali da questo punto di vista, e quindi permettono in realtà anche una certa libertà e un certo random, immagino, nella caratterizzazione del personaggio, perché suppongo che queste azioni che i nostri personaggi fanno siano abbastanza casuali, forse legate in parte alle flag delle personalità che abbiamo scelto, ma voglio dire, chiunque può cantare una canzone, ecco. E questo quindi aggiunge quel tocco in più anche al nostro personaggio, che in giochi invece dove è molto più forte la componente ruolistica narrativa non è possibile inserire in questo modo. Comunque, allora, i banditi ci stanno attaccando e ci hanno anche sorpresi, quindi sono tre maledette creature sconosciute e un'altra creatura sconosciuta. Iniziamo la battaglia perché è l'unica cosa che possiamo fare. Ok, posso girare la... no, non posso girare. Allora, surprise attack. Siamo state sorprese mentre stavamo accampandoci. Dobbiamo ovviamente cacciare gli attaccanti prima di andarcene. Bla bla bla. Non possiamo fare azione durante il primo turno della battaglia che tocca a loro. Ok, non devo trattenere, non devo risparmiare poteri e incantesimi, perché dopo la battaglia ci sarà un long rest, in sostanza. Ready an action, preparare un'azione fa sì che il mio personaggio possa aspettare una condizione specifica in modo poi da far partire l'azione preparata. Questa l'abbiamo visto in tanti titoli basati sul regolamento di D&D. Possiamo preparare un attacco, eccetera eccetera. Possiamo muoverci, usare un'azione bonus e ancora fare un ready an action. Bene, ok. Ma perché io... ah no, no, ok, io non posso fare nulla perché sono sorpresa. Sono 3, 1, 2, 3, 4, perfetto. Io se ero in voi avrei usato degli archi, ma voglio dire, per mia fortuna siete scemi. Ok, Tania agisce per prima. Tania è la nostra chierica, giusto? Perfetto. E io farei sì che Tania colpisse questa creatura. Che incantesimi hai, tesoro? Light? E nient'altro in questo momento. Abort this action. Attacca. Ha mancato, purtroppo, per tutti noi. Puoi lanciare qualcosa? Puoi lanciare Healing Word, ma non ci serve per adesso. Non credo di poter fare altro. Forse mi posso spostare. Non credo, cioè, non lo so. Non ho disingaggiato, quindi forse mi becco l'attacco di opportunità. Stiamo ferme qua, facciamo end turn. Malwen è la nostra guerriera. Per cortesia, attacca questo stronzo. Lei ha colpito. Bene, action surge. La posso fare? Potere, abilità? No, non voglio questo. Voglio questa qua, se posso farla. Sì, adesso io ho di nuovo l'azione principale, quindi posso attaccare di nuovo. Ti prego, attacca e colpisci. Brava, Maiwen! Brava, brava! Bravissima, ti apprezzo tantissimo. End turn. Ora, questa stronza, chiaramente... una creatura sconosciuta sta attaccando Tania. Puoi reagire per imporre uno svantaggio al nemico. Choose a reaction. Malwen può bloccare. Blocca. What? Ah. Ok. Allora, cosa è successo praticamente? Questa creatura qua stava attaccando Tania. Malwen penso che era vicina a Tania e quindi ha potuto reagire.
non avrebbe reagito, non avrebbe potuto reagire se fosse stata lontana, suppongo. O se avesse avuto un'altra arma, suppongo. Tania, allora, questa creatura si sta spostando, quindi sta facendo un attacco di opportunità a Tania. Cioè, oh, scusatemi, Tania può avere un attacco di opportunità su di lui, quindi può attaccare oppure no. Chiaramente se io attacco non posso usare un altro attacco di opportunità contro un altro nemico, ma in questo caso c'è solo lui, non lo so. Quindi fallo. Brava Tania. Le mie personaggi si stanno comportando bene. Allora, lei poverina vorrei farla spostare, ma... Ok, disengaggia. Amore, spostati. Grazie, bella. Però non puoi usare... Non puoi usare... Te ne puoi andare tipo qua. Ok. Stai qui. Tu sei la nostra maghetta, non puoi stare in mezzo... Questa creatura si avvicina. Perché sono creature sconosciute? Cioè, ormai li conosciamo, sono banditi, non è che... la mia personaggia pure dovrebbe disingaggiare, ma... Allora, non mi sembra adeguato. Ovviamente... Abbiamo uno svantaggio, perché abbiamo i nemici vicini. Posso passare qui senza problemi? Dagger, dagger. Beh. E attacchiamo questa creatura sconosciuta. Well struck. Le ho fatto anche uno sneak attack. Wow. Le ho fatto... Sì, le ho fatto uno sneak attack. Posso attaccare di nuovo? Sì. Posso attaccare di nuovo? Ah, posso anche disingaggiare come azione bonus. Ma sapete che è una buona cosa, secondo me. Disingaggia. Amore, sì. Disingaggia, tesoro. Mettiti qua. In verità dovrei mettere pure lei in alto, ma in questo momento non posso, quindi... Levati dalle balle, semplicemente. End turn. Ok, Tania penso che se la prenderà con questo. Ha mancato purtroppo. Ok, end turn. Maiwen. Io gradirei che questa persona qua sparisse perché mi sembra più pericolosa delle altre. Quindi vediamo se lei può attaccarla. Oh, è ancora viva. Use power. Second wind, no. No, non posso fare nient'altro con lei, mi dispiace. Quindi end. Lei ovviamente ce l'ha con noi, ma ci manca. Lei può finalmente far qualcosa. Possiamo lanciare un incantesimo. Voglio lanciare il mio dardo incantato. Assolutamente sì. Ah, ho tre dardi e posso scegliere dove devono colpire. Allora, un dardo a lei e due dardi a lei perché ha un po' più vita. Che begli incantesimi! No, no, sono caduti due nemici, tesoro mio. End turn. Sei stata bravissima, Nialla. Sei molto simpatica. Lui ci ha mancato. Noi possiamo riprendere il nostro archetto e colpire questa creatura sconosciuta. Ovviamente abbiamo mancato perché siamo delle pippe. E vabbè. Cunning action. Non posso... Ah, posso attaccare solo con... Solo... In corpo a corpo. Va bene così. Non ti preoccupare. Tu colpisci la creatura ormai qua. Abbiamo vinto per forza, anche se... Anche se manchiamo questi colpi, voglio dire. Sì, però ragazze, non vi adagiate troppo, d'accordo? Perché... Ah, posso usare di nuovo il Magic Missile. Posso usare anche questo Firebolt, ma usiamolo, proviamolo, sì. Qua. Che bella la magia. Ma come hai fatto a mancarlo? Va bene, va bene, va bene, va bene. Beh, ci ha mancato anche lei. Questi sono i tiri schifosi. Il momento dei tiri schifosi. Perfetto. Abbiamo colpito. Ti prego, Tania. Brava, Tania. Brava. Ok, dopo un attacco notturno possiamo tornare a dormire e completare il long rest. Clicchiamo semplicemente sul campfire. Un chierico con il dominio Oblivion che abbia che faccia il Peaceful Rest non sarà mai sorpreso in futuro. Questa volta
questo attacco è successo per spiegare questa regola. Perfetto. In effetti, io vorrei vedere una cosa, scusatemi. Tu, tesoro, che sei la nostra chiericuzza, quali sono i tuoi domini? Come lo faccio a vedere? Il tuo dominio è la vita, ne puoi scegliere solo uno. Ok, il suo dominio è la vita, allora lo conoscevamo. Facciamo un po' di loot, un po' di looting. C'è un tasto che mi faccia lootare tutto? Sì, più o meno sì. Prendiamo tutto per cortesia. Ups, adesso ci distribuiamo un po' le cose, magari. Che qua abbiamo leather, armor. Come posso fare a mettere questa roba altrove? Che chiaramente sono un po' drop. Drop. Great sword. Posso darla a lei? Come faccio a dare un... Gliel'ho data. Battle axe. Mi fai vedere proficiencies. Weapons and armor. Ah, vabbè, lei può usare di tutto, quindi io potrei anche farle usare questa, giusto? Scusate. Sì, tesoro, prendila. Mi sta molto simpatica. Tu hai una chain mail. Vediamo se lei ha una. No, chain mail. Puoi dropparla per cortesia. Droppiamo tutto. Tanto, ripeto, non è. Ok. Il resto lo teniamo. Rapier, anche questo. Di clothing, ma che me ne faccio? Questa invece è la mia. Tu che tipo di roba hai? Tu hai una scale mail. E tu immagino che avrai. Sì. Ok, perfetto. Andiamo a riposare. Vogliamo continuare a riposare? Sì. Perfetto, e suppongo che. Ma stiamo riposando, abbiamo consumato 4 unità di cibo, abbiamo trovato degli ingredienti, non abbiamo trovato cibo. Posso interrompere il travel quando voglio con questo tasto. E posso anche fare così praticamente, no, come non detto. Ah, posso fare così, ecco, e far partire un'azione di crafting, ecco, se io volessi far craftare a lei qualcosa. Lei potrebbe fare una freccia, per esempio, sarebbe molto utile, effettivamente. In modo che lei faccia queste azioni durante il viaggio. E in questo modo io interrompo il viaggio. Poi posso fare resume e loro. Redder ha fatto una statuetta con un pezzo di legno. Maiwen sta pregando. Redder ha cucinato un pasto per il gruppo. Questo è fantascienza, ma ok. Ed eccoci all'avamposto. Qui dovremmo esplorare il fortino. That's Kaerlem. Questo è Kaerlem. We're almost there. Siamo quasi It's just up arrivati. the È hill. solo su, sopra la It's a little too collina. quiet, È don't un you po' troppo think? silenziosa, non pensi? Perfetto, siamo arrivati qui. Questa sarebbe la nostra vera missione. Perché la mia personaggio è encumbered? Da cosa è encumbered? Da questo? Ingombro leggero, ah. Cosa posso posare? Cos'è che pesa così tanto? Questa è anche una cosa abbastanza inutile, direi. Vabbè, non fa niente. Questo è l'avamposto che dovremmo esplorare. Dovremmo trovare il capitano. Già ho scordato il suo nome. Siamo What's that riposate. smell? C'è un brutto odore. Ups. Ed è pieno di, no, di goblin. I nostri. Il nostro. Aspetta, mannaggia il tutorial. In battaglia spesso troverai
muri, barricate e altri elementi che possono, che hanno uno scudo, praticamente possiamo prendere la cover. La cover dà ai nemici una penalità di meno 2 a colpire con gli attacchi a distanza. Ovviamente devi essere dall'altra parte della cover, certamente. Una cover a tre quarti ti dà una penalità di meno 5. Full cover significa che non puoi essere proprio targettizzata, come dire. Perfetto. In battaglia possiamo usare l'inventario, vabbè, questo possiamo usare l'inventario solo una volta per turno e anche switchare le armi. Perfetto. Non credo che faremo tutto questo combattimento, però è stato interessante sapere della cover. Io volevo vedere in verità se mi è concesso. Ecco qua il bestiario. Questo è il bandito. E penso che più combatteremo, qui è la taglia del bandito, tutte le sue abilità, e il knowledge level, il livello di conoscenza di questo bandito è 1 su 4, quindi più li combatteremo, più noi sapremo di più di questo bandito. E immagino che questo valga lo stesso per i goblin, dove sono? Eccoli qua. Eccoli qua. Comunque questi goblin sono veramente brutti. Io sono abituata ai goblin più simpatici. Va bene. Allora, no, direi di fermarci perché penso che abbiamo capito un po' come il titolo. Ops, fermiamoci, andiamo al menu. Posso andare al menu? Sì. Allora, cosa dire di questo Solasta? Credo che sia un titolo che ha delle potenzialità molto interessanti. Vedo veramente tante somiglianze con Neverwinter Night. Sia il fatto che sia diviso in campagne, il fatto che cerchi più o meno di simulare un'esperienza di gioco di ruolo cartaceo, per quanto sia possibile, ovviamente in un gioco per computer single player. Il fatto che abbia questo dungeon maker, appunto, che permette di creare le nostre mappe e quindi anche le nostre campagne, e ha un po' i pro e i contro, almeno apparentemente, per quello che abbiamo visto di questo tipo di setup. E cioè, partendo dai contro, diciamo, per levarceli subito di mezzo, ovviamente la storia non mi è sembrata granché approfondita. I personaggi chiaramente non sono granché approfonditi, le aree stesse non sono granché interagibili perché sono quasi per la maggior parte sono una specie di modello, insomma, sono finte, ecco. Ci sono pochi elementi interagibili molto specifici e questo ovviamente è un po' ci fa sentire un po' claustrofobico l'ambientazione, devo dire. L'ambientazione che in sé per sé non mi è sembrata neanche granché originale. Dall'altra parte, appunto, c'è il fatto che sono avventure molto agili, almeno questo mi sembra. Il sistema che sta alla base e che loro hanno costruito mi sembra ben pensato. Ovviamente il regolamento di D&D di per sé aiuta. Ma anche tutto il resto, il fatto che abbiano utilizzato l'allineamento e le personality flags in combinazione, questo già sapete, se voi avete visto qualcun altro dei miei video sugli RPG, sapete che io non apprezzo il concetto dell'allineamento Dungeons Dragoniano. In questo caso, però, assume una profondità maggiore, devo dire, e il risultato, per quel poco che abbiamo visto, onestamente, non mi è dispiaciuto. C'è ovviamente anche il fatto che è possibile, sarà possibile, immagino, aggiungere campagne in un numero, non dico illimitato, ma quasi, voglio dire. Immagino ci saranno tantissime campagne scaricabili. E anche l'interazione con l'ambiente, se da un certo punto di vista è molto limitato, da un altro punto di vista parte invece già con un vantaggio, cioè la considerazione dell'altezza, della verticalità, che in tante altre avventure, tanti altri RPG, non è praticamente contemplata, diciamo. Quindi, che dire? Non mi dispiace, credo che lo proverò seriamente una volta che sarà uscito in maniera completa. E vedremo, insomma, fino a che punto questo titolo si può spingere. Se le premesse, se le potenzialità che mostra, saranno poi effettivamente mantenute. Sono ottimista, devo essere sincera da quello che ho visto. Sono ottimista, non sarà il titolo del secolo, però mi sembra onestamente che si sia ben posto un obiettivo in mente. E che ci siano le basi perché lo abbiano raggiunto.
i punti che gli interessavano mi sembra che siano stati sviluppati in maniera attenta e curata. E quindi niente, che dire, sono contenta, sono molto contenta. Spero che il gioco vi abbia fatto una buona impressione. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti. E spero anche di avervi fatto divertire. Grazie tantissime a tutti voi che mi avete seguito. Iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!